tutti e benvenuti in questo nuovo video. È un sacco di tempo che non ci vediamo, però sono riuscita a ritagliare questo piccolo lasso di tempo per farvi questo breve video, per parlarvi di una pianta che a me sta molto a cuore perché cresce dovunque qui da noi in Sicilia, che è il fico d'India. In particolare oggi la ricetta che faremo sarà fatta con la pala di fico d'India. Molti di voi la potranno reperire facilissimamente anche ai bordi delle strade e credo comunque che anche al nord sempre qualcuno in giro se ne trovi. Qui in Sicilia praticamente la trovate ovunque, cioè penso che scendendo anche sotto casa in centro tranquillissimamente qualche pianta, qualche arbusto lo troverete sicuramente. In particolare io questa l'ho raccolta di fronte a casa del mio ragazzo perché ne crescono tantissime. Molti di voi non sapranno che la pala di fico d'India ha delle proprietà molto simili a quelle del gel d'aloe, con la differenza che soprattutto, ripeto, qui da noi in Sicilia è facilmente reperibile e non costa nulla, perché vi potete benissimo fermare al bordo della strada come ho fatto io e tagliarne una pala da portare a casa, e quindi il costo è veramente veramente irrisorio. E come vi dicevo, le proprietà sono molto simili a quelle del gel d'aloe, che invece, come molti sapranno, è venduto per uso cosmetico anche a prezzi molto elevati. Quindi io è tanto tempo appunto che non lo compro perché ho deciso di sostituirlo proprio con la pala di fico d'India. Ha tantissimi usi, anche alimentari, come anche il gel d'aloe, di cui però io qui non sto a parlarvene perché ritengo che sia un argomento che non è molto consono con il mio blog, quindi diciamo che per quanto riguarda le proprietà alimentari preferisco, diciamo, che magari vi fate una ricerca su internet, anche perché io onestamente non so se ne esistono vari tipi e quindi se magari un tipo è sconsigliato d'uso alimentare piuttosto che un altro, e quindi non vorrei che magari dicendovi di prenderne una qualunque poi vi trovate a casa una varietà che magari non si può mangiare e rischiate appunto di finire all'ospedale, quindi vorrei evitare. Io so per certo questa pala di fico d'India invece si può utilizzare ad uso cosmetico, perché è una cosa che noi qui in Sicilia facciamo praticamente da sempre, soprattutto nel periodo estivo, e adesso vi spiegherò anche perché. Allora, innanzitutto quello che ci serve per questa ricetta è la polpa della pala, quindi la parte diciamo più verde, perché se vedete ha una parte verde scuro, poi verde un po' più intenso e alla fine è verde chiarissimo qui al centro, quindi quella che ci serve è questa parte interna. E con questa parte interna potrete utilizzarla o tal quale, quindi anche senza frullarla, potrete spalmarla sul viso, è molto lenitiva, idratante, sui brufoletti perché appunto tende a farli seccare e a togliere l'infiammazione, e è molto molto utile, qui vi dicevo perché la usiamo spesso d'estate, per le scottature, perché spesso capita che tornando dal mare io anche con la protezione 50 mi brucio, quindi rimedio casalingo ovviamente fermarsi al bordo della strada, raccogliere una pala di fico d'India e portarla a casa. E ovviamente mi occupo di lavarla, dopo vi farò vedere come, infatti adesso la sto toccando ed è priva assolutamente di spine, e di lavarla accuratamente e di scegliere comunque una pala che sia il più liscia possibile, quindi che non abbia segni di vari insetti, perché spesso appunto gli insetti tendono a fare i nidi anche dentro le pale mangiando la parte interna, quindi può fare un po' schifo, però vi avverto che può succedere, perciò sceglietene sempre una liscia e che sia priva magari di buchi dove sono potute entrare magari le formiche o altro genere di insetti. Quindi come vi dicevo la potete utilizzare anche senza frullarla, raccogliendo la parte del gel all'interno e passandola sul viso oppure sull'ustione. È molto utile da tenere a casa e io ne ho sempre diciamo un pochettino, perché magari si ci può bruciare anche con i fornelli, e questa appunto è utilissima perché è super lenitiva. E poi vi dicevo anche appunto per i brufoli, quando avete qualche brufolo anche sotto pelle potete benissimo mettere un po' del gel che estraete appunto dalla pala. E un altro uso che ne faccio è anche per i peli incarniti, quindi sulle gambe, se noto se c'è qualche pelo incarnito che magari si è un po' arrossato, il bulbo si è un po' arrossato, io ci passo sempre il gel estratto dalla pala di fico d'India.
Oggi vi faccio una ricetta che va bene sia per i capelli che per il viso, quindi io ne ho fatto una parte un po' più abbondante, di cui una parte l'ho utilizzata per i capelli e l'altra l'ho utilizzata per il viso e mi trovo benissimo. Vi ho dato una ricetta completa con ingredienti assolutamente casalinghi, reperibili al supermercato a costo assolutamente irrisorio. Ovviamente non c'è bisogno che mettete tutto quello che ho messo io, perché potete utilizzarla per fare un impacco per i capelli. Ad esempio, semplicemente estraendo la polpa, frullarla e aggiungere anche solo del balsamo o una maschera per i capelli, quindi per arricchirla ulteriormente. Sui capelli, come vi dicevo, ha proprietà fortemente idratanti e anche lucidanti, quindi io non so adesso se si riesce a vedere dal video, ma penso di sì. Questo è il risultato dopo aver fatto un impacco di circa un'ora e i capelli sono super lucidi e le punte sono appunto super idratate, non ho assolutamente punte secche, quindi diciamo che è un risultato che mi piace moltissimo. In più la cosa buona è che potrete utilizzarlo anche sulla cute, perché appunto, come vi dicevo, è lenitivo e idratante, quindi alla cute va benissimo. Benissimo. Infatti io questo impacco lo spalmo dalla cute fino alle radici e poi lo lascio in posa. E, ovviamente potrete aggiungere anche altri ingredienti come rispetto a quelli che vi do, come l'olio di oliva, però in questo caso vi sconsiglio ovviamente di metterlo sulla cute, quindi andate magari un po' più sotto rispetto alla cute. E potrete mettere un rosso d'uovo, che è anche fortemente idratante e ristrutturante, e come vi dicevo il balsamo, e a posto del miele, io ad esempio ho aggiunto miele, potrete mettere lo zucchero, che ha anche delle proprietà idratanti. Insomma, potrete gestire questa ricetta come meglio credete. La cosa principale è ovviamente avere la pala di figo d'India per poter estrarre il succo. Non preparatene in quantità, perché esattamente come l'aloe, anche il succo di figo d'India tende ad ossidarsi, quindi perde le sue proprietà nel giro di pochissimo tempo. Per questo io il resto della pala lo tengo così e quando andrò ad utilizzarla nuovamente taglierò questa parte qui e andrò ad utilizzare un'altra porzione di pala, perché appunto tende ad ossidarsi, quindi non va bene estrarre il succo e conservarlo, a meno che voi non decidete proprio di congelarlo. Allora, in quel caso andrà benissimo, lo scongelate all'occorrenza e siete più che a posto. E una cosa particolare del gel che estraete dalla pala è che rispetto al gel d'aloe è molto 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 più denso. Quindi io solitamente cosa faccio? Lo frullo e lo mischio con gli altri ingredienti e lo inserisco immediatamente dentro uno spargishampoo e vado immediatamente a spargerlo per i capelli. Questa cosa nel video che vedrete non è stata possibile, perché nell'arco di tempo in cui io l'ho inserito dentro nello spargishampoo e sono venuta qui in camera, ho messo la fotocamera, ho acceso la luce e tutto, si era praticamente talmente tanto era talmente tanto diventato denso che non usciva neanche più dallo spargishampoo. Questo solitamente è una cosa che non mi succede, perché io nel momento in cui lo faccio lo passo immediatamente sui capelli, perché so che appunto più tempo passa e più diventa consistente, più diventa colloso. Quindi è importante che se lo mettete dentro uno spargishampoo come ho fatto io, immediatamente lo passate sui capelli, perché se aspettate quei 5-10 minuti in più non uscirà matematicamente più, perché poi dal video vedete che è proprio sembra quasi colla vinilica, quasi asciutta, per dirvi. Quindi comunque dovete stare molto attente. Nel caso in cui vi dovesse venire male spalmarlo sui capelli, basta semplicemente spalmarlo a capelli umidi. Quindi in quel caso vi verrà molto molto più semplice, senza bisogno di massaggiare. I capelli naturalmente assorbiranno il gel, perché saranno appunto inumiditi, quindi ci sarà l'acqua che permetterà di districarlo meglio. Io non ho bagnato i capelli semplicemente perché so come gestirlo, però magari per la prima volta, se vi dovesse venire male, potete comunque benissimo bagnare un po' i capelli, cosa che non è necessario fare, perché questo è un impacco idratante, quindi non è un impacco nutriente, perciò non c'è assolutamente bisogno di bagnare i capelli prima. Basterà semplicemente appunto mettere direttamente il gel d'aloe, cosa diversa se fate ad esempio un impacco nutriente, quindi con tanti oli, in quel caso sarà necessario bagnare prima i capelli, altrimenti le proprietà nutritive non penetreranno nel capello, ma anzi lo seccheranno a sua volta. Quindi, come vi dicevo, questa ricetta va bene anche per il viso, la potrete utilizzare benissimo. Io ho utilizzato una maschera in tessuto perché appunto le devo finire, perché non mi sono piaciute, tra l'altro le ho comprate su AliExpress, quindi praticamente sono fatte
per le facce delle signorine cinesi e giapponesi che hanno la faccia estremamente piccola. Difatti la maschera mi poggia quasi sugli occhi perché appunto è molto piccola rispetto al mio viso, quindi per cercare di finirle le utilizzo anche quando non sarebbe necessario. Qui basta spalmarla semplicemente con le mani se non volete utilizzare una maschera in tessuto, e poi se volete evitare che coli basta semplicemente mettere sopra della carta igienica. Tutto qui. Adesso vi lascio alla ricetta, è semplicissima, facilissima, come dicevo tutti la potete fare in casa, io spero che la provate, ovviamente se è così fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate, vi lascio alla ricetta e ci vediamo al prossimo video. Per prima cosa mi occupo di lavare bene la pala di fico d'India e togliere tutte le spine. Sto utilizzando la parte del coltello che non taglia e la passo proprio sulla pala per togliere tutte le spine ed eventuali residui di ragnatele o altro che ci possono essere, perché appunto essendo una pianta viene appunto dall'esterno, perciò potrebbe avere anche residui di altri parassiti, perciò la lavo molto bene. Dopo che l'ho passata col coltello, la tocco con le mani per controllare che non ci siano spine, quindi fate attenzione e mi raccomando, ricordate di togliervele bene anche, di togliere bene le spine anche sul bordo. E una volta che l'ho ben lavata, taglio la prima parte, che è quella che vado a buttare, e ne prendo una sezione. Questo ovviamente dipende dalla vostra lunghezza di capelli, quindi più sono lunghi più ne dovrete tagliare una parte più grande. A questo punto estraggo il succo togliendo la parte più scura e verde. Occhio che questa è una parte comunque abbastanza dura e fibrosa, quindi serve un coltello ben tagliente e state attenti alle mani. Adesso la tagliamo a pezzettini e la inseriamo all'interno del frullatore. Se restano residui di parte fibrosa, ovviamente, che non avete fatto caso a togliere prima, toglieteli adesso. Inseriamo un cucchiaio bello pieno di miele, mezzo vasetto di yogurt, ovviamente le dosi variano a seconda della lunghezza dei vostri capelli, e poi inserisco anche due cucchiai di polvere di cacao, che darà anche un profumo che va un po' a coprire quello della pala di fico d'India, che è un profumo un po' pungente che sa di erba. E, come vi dicevo, questo è un impacco anche lucidante e qui vi aiuta moltissimo anche il cacao, perché appunto ha dei potere nutriente anche lucidante sui capelli, e poi serve anche per coprire bene l'odore. Frullate benissimo perché potrebbero restare dei residui, e poi lo metto nel mio spargishampoo. Come vedete adesso ha una consistenza gelosa però anche abbastanza liquida. E con restante ci inserisco dentro una capsula di maschera in tessuto e mi aiuto con le mani ad aprirla, perché essendo appunto un composto gelloso ovviamente la capsula non si aprirà come quando il composto è fatto prevalentemente d'acqua, quindi mi aiuto anche un attimino con le mani ad aprirla, cosa ovviamente che non dovrete fare se utilizzate direttamente spalmarla sul viso e poi mettere della semplice carta igienica per evitare che coli. Una volta fatta questa operazione la maschera appunto si sarà totalmente aperta, quindi lasciateli in ammollo per farla inzuppare appunto per bene, perché vi dicevo appunto essendo un gel non è la stessa cosa di utilizzare l'acqua. Ci spostiamo nella mia stanza e qui prima di ogni cosa pettino sempre i capelli, questo perché poi in fase di shampoo sarò più avvantaggiato ovviamente quando andrò a sciacquare tutto il composto. Con lo spargishampoo la incomincio ad inserire prima sulla cute e poi man mano scendo per arrivare alle lunghezze. Mi raccomando, ricordatevi di massaggiare molto bene, perché vi dicevo sempre, essendo comunque un composto gelatinoso tende diciamo a non assorbirsi immediatamente, quindi dovrete aiutarvi un po' anche con le mani.
Una volta poi fatte le radici, passo alle punte. Come vedete qui si è solidificata tantissimo e vedete quanto è collosa. E quindi divido i capelli a metà e faccio prima una parte e poi l'altra. Questo impacco è bellissimo anche perché, avendo questa consistenza così gelosa, non cola moltissimo, perciò potete stare anche in giro per casa senza alcun problema. Mi raccomando, impregnate bene tutti i capelli e poi io metto la pellicola. Vi consiglio di mettere la pellicola o un sacchetto per evitare che l'impacco si asciughi e vi secchi i capelli. E poi metto anche un turbante perché non fa particolarmente caldo in questo periodo, quindi non mi vorrei ammalare. Adesso è l'ora di mettere la maschera in tessuto, la posiziono sul viso e per quanto riguarda i tempi di posa la maschera la tengo almeno 20 minuti, mentre l'impacco più lo tenete meglio è, un minimo di 20 minuti ad un massimo di quanto tempo volete. Una volta fatto il mio normalissimo shampoo, il risultato saranno poi i capelli super districati, come vedete non ho alcuna difficoltà a pettinarli. Li districo bene e una volta appunto fatto questa operazione io inserisco, passo anche sui capelli, una lozione abituale che uso sui capelli, di cui poi vi parlerò in altri video. E questo appunto per rendere i capelli ancora più idratati, perché ho sempre il problema dei capelli secchi avendoli anche comunque trattati, perché sono appunto colorati. Una volta fatto questa operazione, ovviamente phon e spazzola se volete, e passiamo all'asciugatura. Questo è il risultato finale, i capelli sono bellissimi, lucidissimi e morbidissimi. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti.